Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Questo messaggio si sta diffondendo sempre di più sui forum e sui social network stranieri. Non sembra che sia stato tradotto in italiano. Ecco il testo tradotto. A voi di farlo girare o meno nel nostro paese. Ciao a te. Il mio nome è Diogo e vivo in un piccolo villaggio del centro del Portogallo. Conduco una vita piuttosto tranquilla. Vado a scuola, ho molti amici e una ragazza. Tutto va bene, nonostante la mia disabilità. Sì, perché lo considero come un handicap. In effetti, come vedrai, posso prevedere la morte di una persona. Devo solo vedere il suo volto, che sia in televisione, su una foto o faccia a faccia. Che cosa cambia? Ebbene, le persone che stanno per morire mi appaiono senza volto. Vedo solo la testa, con le orecchie, i capelli, ma senza bocca, naso, occhi o sopracciglia. Tutto è cominciato quando ero bambino. A casa, sul caminetto, c'era un'istantanea della nostra famiglia. Mia nonna, mio nonno, i miei genitori, mia sorella e me. Un giorno notai che il volto di mia nonna era scomparso dalla foto. Naturalmente la mia famiglia vedeva sempre la foto normale. Così mi chiesero di cessare di voler essere costantemente al centro dell'attenzione. Ma pochi giorni dopo, mia nonna morì a seguito di un attacco di cuore. Non collegai subito i due avvenimenti, né tantomeno i miei genitori, perché a dirla tutta non era più così giovane. Poi è stata la volta di mio nonno. Il suo volto scomparve dalla foto. Ho nuovamente attirato l'attenzione dei miei genitori su questo fatto, ma mi fece guadagnare una nuova sgridata da parte loro. Ma i fatti erano lì. Pochi giorni dopo mio nonno morì, vittima di un ictus. Questa volta i miei genitori non potevano non credermi. Mi chiesero di non dirlo mai a nessuno. Videro questa mia capacità come una maledizione che avrebbe potuto attrarre problemi. Predire la morte di qualcuno normalmente attira sospetti, se questa si realizza davvero. La mia vita si svolse comunque tranquilla. Questa disabilità non mi ha condizionato minimamente e ringrazio Dio per questo. Ho incontrato persone senza volto in strada, le ho viste in TV. Ho predetto la morte di Michael Jackson alla mia famiglia diversi giorni prima che accadesse. Grazie a ciò sono riusciti ad acquistare tutti i suoi CD in blocco, prima che la massa si precipitasse a comprarli. Poi li hanno rivenduti singolarmente a un prezzo maggiorato. Lo so, non è giusto usare la morte delle persone in questo modo, ma è il mio dono, la mia maledizione. Ci convivo. Allora, perché non approfittarne? Ma vi starete chiedendo, perché ne sto parlando ora? Perché mostro il mio dono al mondo? Che cosa è cambiato? Forse per sapere se qualcuno ha i miei stessi poteri? No, non mi interessa. Voglio diventare una celebrità? Tutt'altro. La verità è, miei cari amici, che questa mattina non ho visto una sola faccia. La gente in TV non ha una faccia. Nessuno dei miei contatti Facebook ha la faccia sulle proprie foto. In strada, nessuno ha una faccia. Nel mio specchio, non ho una faccia. Non so cosa accadrà, ma vi consiglio di vivere i vostri ultimi giorni come non li avete mai vissuti prima. Amatevi, ballate, fate l'amore, pregate, fate ciò che volete. Perché tra qualche giorno ci troveremo tutti nell'altro mondo.